Il titolo di questo romanzo è un titolo che ci coglie, per così dire, un po' impreparati in questi giorni. Il titolo di questo romanzo è Mentre la vita corre. Mentre la vita corre, che cosa succede? Succede che ci troviamo in questo romanzo, il nuovo romanzo di Beatrice Mariani, e succedono cose che ovviamente noi in questa conversazione per il posto delle parole riveliamo, ma non del tutto, per rispetto come sempre dei nostri ascoltatori, prossimi lettori. Intanto Beatrice Mariani, buonasera. Buonasera. E benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare il suo secondo romanzo, pubblicato da Sperling & Kupfer, dopo Una ragazza inglese. Eccoci qui di nuovo, un'altra storia. Io partirei dall'immagine di copertina. Mi scusi se parlo di me e compio quest'atto di vanità. Io ho sempre amato le foto prese dall'alto, dove c'è la figura, dove c'è l'ombra, c'è questa commissione di vero e di luce, di ombra molto molto particolare. La vuole far vedere ai nostri ascoltatori, come si diceva una volta a scuola, con parole sue? Certo. Dunque, in questa copertina noi vediamo due personaggi, un uomo e una donna, che si incrociano in una strada, e in realtà i due personaggi non si guardano, non si vedono, e però le loro ombre che vediamo proiettate accanto si guardano. Quindi è una copertina che racconta ovviamente un po' ciò che accadrà nel libro. Due persone che non si conoscono, che non sanno nulla l'uno dell'altro, si scopriranno lungo questa storia, e per il momento lo sanno solo le ombre, lo sanno solo loro, non lo sanno ancora. Bello quasi il titolo del romanzo, che lo sappiano solo le ombre, vero Beatrice Mariani? E in qualche modo sì, sono due persone. Prima facevamo riferimento al titolo Mentre la vita corre, che sembra così stonato in un momento in cui le nostre vite si sono completamente fermate per via di questa emergenza. Naturalmente è un titolo che io ho immaginato insieme all'editore ben prima di questa pandemia, e che però voleva proprio raccontare quello che accade quando le nostre vite ci travolgono, quando le nostre vite ci occupano, quando le nostre vite ci pongono ogni mattina di fronte a mille piccoli problemi, e tutto quello che ci perdiamo proprio mentre la vita corre. In questo momento invece siamo tutti costretti a riflettere su tanti dettagli. E nella mia storia invece i protagonisti sono spesso travolti dalla quotidianità e non hanno proprio il tempo di riflettere su ciò che accade, su ciò che desiderano, su ciò che pensano. Mi scusi Beatrice Mariani se torno ancora su questo tempo sospeso a cui lei ha accennato, però io non sono convinto che oggi la vita non corra e le cose non ci travolgano. Forse noi non ce ne accorgiamo nella nostra letargia, obbligata per certi aspetti, no? Anzi, obbligata punto e basta. E quindi la vita, nonostante tutto, lei corre, siamo noi che ci siamo fermati. È vero, e tra l'altro io la considero, volendone vedere un lato positivo, se così si può dire, perché chiaramente stiamo parlando invece di una tragedia di dimensioni mondiali che avrà effetti, ahimè, catastrofici su tante persone. Sulla singola persona, volendo cercare un qualcosa da cui imparare, credo che questo stop obbligato ci consenta di guardare un po' più in profondità cose che magari non avevamo visto, a cui non avevamo pensato. Ci costringe anche a rimetterci in gioco, a reimparare, a fare cose diverse, a conoscere qualcosa che non avevamo mai fatto, a inventarci, magari anche a conoscerci meglio tra persone che convivono e che non avevano tanto tempo per parlare. Questa è anche un'occasione, volendo. Volendo. E lei che cosa ha scoperto, Beatrice Mariani, in questi giorni? Io devo dire, ero... Ho riscoperto. Ero il resto una persona molto attiva. Sono a volte, scherzo dicendo, sono più impegnata di prima, perché tante volte le cose fatte a distanza, da computer, da remoto, sono più complicate. E ho scoperto però che posso risolvere tanti problemi a cui non avevo pensato. Ecco, davvero, anche semplicemente riuscire a lavorare da lontano e riuscire a fare tutto è una scoperta. Ho scoperto la tecnologia, io non sono giovanissima, quindi ho imparato a fare le cose che sanno fare i miei figli, e ho ammirato moltissimo, e questo è un'occasione per dirlo, e la prontezza dei ragazzi nell'adattarsi, nell'accettare una scuola completamente diversa, però che funziona,
sto cercando di imparare da tutto ciò che vedo, così poi quando usciremo, spero, perché a un certo punto usciremo, spero che sarà presto per tutti, saremo magari un pochino migliorati. Anche Lisa, anche Lele, tanto così per entrare subito nel tema del romanzo, anche loro forse si devono reinventare in questa storia, mentre la vita corre, pubblicata da Sperling & Kufer. Elisa è una quarantenne che la cui vita l'ha costretta a una separazione. E ogni giorno lei vive anche per certi aspetti, oltre alla sua separazione coniugale, separata dal lavoro, dalla famiglia, e vive la sua ansia, come tante donne e anche tanti uomini separati, perché questo è un libro che è una storia che sì, racconta di una finzione, ma spesse volte questi personaggi, Beatrice Mariani, sembra di conoscerli, sembra di conoscere Lisa, tanto per dirne uno, sembra di conoscere Stefano, no? E di conoscere le loro vite, solo che la finzione narrativa ha un piglio sicuramente molto più interessante di quello che è la realtà. Beh, io ho cercato di descrivere dei personaggi che fossero realistici, che fossero veri. Il mio scopo era proprio questo: raccontare una storia normale, perché potrebbe accadere a tutti, ma eccezionale, perché poi a ognuno di noi accadono anche cose eccezionali. E in fondo ciò che accade a Lisa e Stefano ci siamo detti di non raccontare tutto, ma insomma il percorso che compiono in questo romanzo è un percorso che li porta ad una vita diversa, e anche se loro non se lo aspettano. Elisa è vero, è una donna, sono due personaggi tutti e due intorno ai 45 anni, li ho immaginati dal mio punto di vista ancora molto giovani, ma non giovanissimi, quindi persone comunque mature, persone che hanno già un bel passato alle spalle, che hanno già un bagaglio di esperienze, anche di sofferenze, di dolori che li accompagna, che hanno delle grandi responsabilità, sono entrambi genitori, entrambi sentono molto la responsabilità di essere genitori, entrambi convivono con il senso di colpa di chi purtroppo ha visto fallire una prima occasione, ha visto sfasciarsi una prima famiglia. Nel caso di Elisa sono stati gli eventi a portare a questa separazione, in qualche modo lei non ne è colpevole, nel caso di Stefano c'è una maggiore responsabilità anche di lui, ma lui ne è consapevole, e quindi sono persone che si incontrano in un momento della vita in cui sanno di aver già fatto degli errori, sono certamente molto più cauti nell'approcciarsi all'altro e agli eventi, inevitabilmente più cauti. E chi non fa errori in questo romanzo? Ne fanno tutti. E chi fa errori nella vita quotidiana? Ne facciamo tutti. Ne fa anche gli errori, per esempio, ricordo, spero di ricordare bene, Carlo, no? Sì. Laura, per esempio, nella loro voglia di sognare, anche loro, anche Laura, per esempio, più o meno sui 13 anni, Laura, sì. Anche lei commette un errore, si vergogna. Però il padre lo deve sapere, e la madre in questo caso non è una madre che nasconde, ma è una madre che rivela invece a sua figlia come fare anche di fronte alla vergogna. Questo l'ho trovato un atteggiamento molto bello. Sì, io in questo romanzo in particolare, visto che c'era un personaggio come Laura, quindi una tredicenne che è la figlia di Elisa, la protagonista, ho voluto affrontare appunto il tema della tecnologia, dei famosi social. Prima citavo quando dicevo che io ho imparato a fare alcune cose che sapevano fare solo i miei figli, e penso che questa diversità ci sia tra genitori e figli, figli e ragazzi sono più avanti di noi, e purtroppo però, pur essendo più avanti di noi, non conoscono tanti pericoli che invece noi conosciamo. Quando noi mettiamo un telefonino in mano a un ragazzo, stiamo dando uno strumento comodissimo che ci permette di controllarli, di farci sentire sicuri, pieno di app con cui possiamo scoprire anche dove sono, però
E anche mettiamo loro in mano anche una porta verso l'ignoto, verso qualcosa che può avere conseguenze inimmaginabili. E Laura è una ragazzina, appunto, che come tante ragazzine, io sono mamma di maschi, ma insomma vedo le loro amiche, come tante ragazzine, non fa altro che mettere in rete un suo piccolo filmato del tutto innocente, che viene poi invece trasformato, travisato, che le si, e tutto questo le si ripercuote addosso. E qui diventa molto importante il ruolo dei genitori. E quindi Elisa, che è una madre che io ho voluto responsabile e seria, è una madre che si fa raccontare. Che dà dei consigli, che non ha paura di spiegarle anche le conseguenze negative di questo gesto e che si coordina con il padre, perché il padre, sia pur separato, rimane il padre, ci mancherebbe, e quindi questi due genitori cercano di aiutarla a crescere. Credo che, anch'io credo sia un modello corretto, purtroppo non sempre avviene il dialogo con i figli. Senza entrare nel privato, Beatrice Mariani, lei poco fa ha detto che aveva molto da imparare della nuova tecnologia, ma i suoi figli in ogni caso hanno contribuito anche con la loro dotazione tecnologica, il loro sapere tecnologico, anche a entrare in questa storia. Mi sono fatta spiegare qualcosa, sì, mi sono fatta spiegare qualcosa di come funzionano, ecco, certi, appunto, certe app, certi filmati, come cosa si mette in rete, cosa si può vedere. Mi sono fatta spiegare da loro qualcosa, sì, effettivamente sì, perché io non ne faccio grande uso, lo confesso. Torniamo a Elisa e Stefano. Elisa e Stefano, come dire, non, hanno bisogno veramente di essere vicini, di essere uno vicino all'altro, perché sentono che insieme stanno bene, insieme possono completare il loro sguardo, che se lo sguardo è separato non riescono ad affrontare per bene ciò che la vita giorno dopo giorno, ci mette davanti. E nonostante tutto, però, Elisa e Stefano hanno una grande paura, di uno e dell'altro, la paura di deludere sempre l'altro. Ed è una paura fondata che attraversa buona parte di questo romanzo intitolato Mentre la vita corre. Ecco, questa paura di deludere, al di là del piacere o del piacersi, ma la paura di deludere anche verso i doveri della famiglia. La paura di deludere perché all'altro o all'altra non riesci forse a far toccare quella parola straordinaria che è felicità, per quanto fugace, Beatrice Mariani. Dunque, è vero che Elisa e Stefano quando stanno insieme stanno bene ed è un bene prezioso trovare qualcuno con cui ci si trova a proprio agio, ci si sente sereni, si capisce. Solo che è una conoscenza che inizia in maniera sporadica, mentre intorno tante altre cose succedono. Ed è vero che hanno una grande paura di non essere all'altezza di talmente tante situazioni da non trovare lo spazio e il tempo per chiedersi quanto quella persona che hanno incontrato possa contare, quale spazio poter dare. Quindi sono effettivamente due personaggi, come dicevo prima, molto molto cauti nell'approcciarsi l'uno all'altro. Però è vero che scoprono via via, incontro per incontro, pezzetto per pezzetto, il bello che c'è nell'uno e nell'altro. E anche se sono molto restii entrambi ad aprirsi, perché loro raccontano poco di se stessi, i propri problemi non se li confidano, perlomeno non all'inizio, ognuno tende a risolverli per conto proprio, anzi nascondono alcune cose. Stefano ha molti problemi con la figlia, ma se li gestisce da sé, cerca da sé di trovare la soluzione. Difficilmente osa chiedere consiglio. Magari si riempie di sensi di colpa, pensa di essere completamente sbagliato, crede che i figli degli altri siano tutti più bravi della sua, però fa fatica ad aprirsi su questo tema. Ci vorrà del tempo, ci vorrà proprio una costruzione minuziosa della fiducia e un'esperienza reiterata di qualcosa che funziona. Ci saranno momenti in cui invece tutto sembrerà scoppiare e i due si allontaneranno. E i due si allontaneranno, ma i nostri ascoltatori, i prossimi lettori lo potranno scoprire leggendo il nuovo romanzo pubblicato da Spelling & Kufer di Beatrice Mariani. Lei scrive nei ringraziamenti, che amo sempre leggere, perché una pagina anche È questa è vero, anch'io. importante, perché non vuol dire guardare dal buco della serratura, ma vuol dire semplicemente scoprire
l'umanità anche di chi scrive, perché lo scrittore o la scrittrice è una persona che vive come tutte le altre persone. Lei apre i ringraziamenti scrivendo: se il primo libro era l'inizio di un sogno, questo è la speranza di proseguire. È una speranza che si è concretizzata dunque. Beh, fino al secondo direi di sì, visto che stiamo parlando, e quindi in realtà è una speranza di proseguire anche dopo. E io sono appassionata di scrittura da quando sono bambina, ho esordito diciamo così in mezza età, arrivata alla mezza età, e adesso mi piacerebbe molto che la scrittura mi accompagnasse per tutti gli anni a venire, quindi ripeto, è una speranza di proseguire. E questo libro per ora è un altro gradino di una scala, ma la scala è lunga, spero sarà lunga, anzi. La scala è sicuramente lunga, ma per il momento, a proposito di mentre la vita corre, legato a questo tempo invece un po' fermo, un po' bloccato, Beatrice Mariani, questo libro è riuscito a raggiungere le librerie prima della grande chiusura? Ahimè, questo libro credo che fosse arrivato in alcune librerie il giorno prima della grande chiusura, in altre non credo che sia mai arrivato, magari arriverà nei prossimi giorni quando qualche libreria, forse qualcuno ha già riaperto, non in tutta Italia, però usciva proprio nei giorni a cavallo della grande chiusura, diciamo così. Quindi io stessa non ho avuto modo di entrare in nessuna libreria per cercarlo, che è una cosa che mi diverte fare, ma non ho avuto proprio modo. Ha voglia, credo che sia anche una bella emozione, no? Cercare il proprio libro. Eh sì, ma è uscito in quei giorni in cui veramente tutti per la testa avevamo tanto altro, e quindi è rimandato questo appuntamento, è rimandato a quando, insomma, me lo auguro per tutti e per tutto, la vita tornerà un pochino più normale. Altrimenti la versione ebook di questo romanzo. Sì, certo, esiste anche l'ebook ovviamente, infatti qualcuno mi auguro che lo stia leggendo così, certo. Mentre la vita corre di Beatrice Mariani, dopo il romanzo Una ragazza inglese, ecco qui un nuovo capitolo narrativo. L'amore sa sempre da dove ricominciare. E prima di salutarci, Beatrice Mariani, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, in questi giorni sto rileggendo un classico, sto rileggendo La montagna incantata, e ho deciso di dedicare un po' di tempo alla lettura dei classici che magari non aprivo da tanto tempo, e mi fa piacere farlo. Comunque io, che faccio grande uso di ebook, ogni giorno cerco titoli da scaricare e cerco idee, devo dire la verità. Poi sono molto impegnata e non trovo tutto il tempo che vorrei, ma insomma ci provo, ecco. E che cosa le ha dato questo straordinario capitolo letterario del Novecento di Thomas Mann, La montagna incantata, questo ritratto della civiltà occidentale nei primi decenni del Novecento? Beh, imparare a riflettere, non trovo molte associazioni con il momento che stiamo vivendo, la possibilità di usare la malattia anche proprio per riflettere su se stessi, per... È un libro molto, molto profondo, e che in qualche modo mi è venuto in mente di leggere adesso proprio per quello che stiamo vivendo. Hans Castorp è il protagonista, sì, Hans Castorp, il giovane a contatto con il microcosmo del sanatorio, quindi anche questa storia attraversa questo tempo. Beatrice Mariani, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato qui nel Posto delle Parole. Buona giornata. Grazie, buona giornata a voi.